Cari amici, come promesso, anche oggi sono venuto a correre. Utilizzerò, amici, queste 3 settimane per riprendermi un po'. Dovete sapere che io sono uno sportivo, vengo da 5 anni di piscina, 9 anni di palestra, ma nell'ultimo anno e mezzo sono stato fermo per un problema alla schiena. Ho avuto un'ernia e 2 protusioni, tutte attaccate, una vicino all'altra, quindi non vi dico il dolore che ho avuto. Sto facendo tantissimo esercizio fisico, ovviamente non sto assumendo farmaci che non servono a niente. Sto facendo attività fisica, sto facendo allungamento, stretching, esercizi specifici per la schiena, per allungarmi, e sta andando molto meglio. Quindi queste 3 settimane voglio ricominciare anche a camminare un po', perché devo riprendere un po' di fiato e riappropriarmi, ecco, della mia esistenza. Guardate dove sono, amici. È un posto carinissimo. Qui c'è, si viene qui in fondo, cioè è una strada diciamo non molto trafficata, comunque c'è un sacco di gente a piedi, e qui praticamente siamo sopra il raccordo anulare, vedete? Però siccome è zona rossa non c'è nessuno, ok? Vedete? Essendo zona rossa non c'è nessuno. Durante il baccano, ma cioè qui io me la ricordo la zona rossa dell'anno scorso, mi affacciavo da barcone o anche per strada quando andavo a correre, sempre andato a correre anche all'epoca, e non si sentiva un'anima. Guardate qua, giustamente, amici, giustamente, credo che il concetto di oggi era semplicemente questo: quando una legge è ingiusta, disobbedire è un dovere. Dal mio punto di vista è un dovere morale, ok? È un dovere morale, non civile, perché sarebbe un paradosso, ovviamente, che la legge prevedesse di disobbedire, la disobbedienza civile, come se ne sente parlare spesso ultimamente. Ma amici, io da quello che vedo, da quello che sento, credo che stia crollando il castello di carta. Le persone sono tutte per strada, raccordo è pieno, c'è traffico addirittura, amici, c'è traffico, cioè vabbè che a Roma è normale il traffico, apposta vi dico, uno non se l'aspetta in zona rossa. Tra l'altro anche molti di voi me l'hanno confermato in altre regioni d'Italia che è così, ci sono anche persone che me l'hanno confermato da altri paesi al di fuori dell'Italia, dove ci sono ancora restrizioni, come insomma in Italia, come anche in altri paesi. Mentre tanti si accingono verso la libertà, vedete già la Nuova Zelanda, avete visto? Oddio, avete visto? Tutti appiccicati, tutti senza mascherina. Ho sentito gente che mi ha detto: mi fa impressione vedere quelle immagini. Questa è gente che si è già disabituata alla normalità, amici. Comunque, credo che stiamo andando nella direzione giusta. E tornando a noi, la disobbedienza civile è un dovere morale, amici, dal mio punto di vista. Quindi, per quanto mi riguarda, io verrò a camminare perché tengo la mia forma fisica, devo recuperare questo anno e mezzo che mi sono mosso davvero poco, a parte l'altro lockdown, ma insomma non sono stato costante. Utilizzerò queste 3 settimane per rilanciarmi, insomma, per ripartire, riacquistare un po' di forma fisica perfetta per essere nuovamente un leone. Quindi, amici, con questo io vi mando un grande abbraccio e nulla, vi ricordo che il sito che abbiamo lanciato è quasi pronto, raffaelepalermonews.com, ci sono già tanti contenuti, andateli a vedere, potete nella sezione tutto diviso in categorie, nella sezione sentenze potete trovare tutte le sentenze che sono state emesse, quindi potete anche scaricarvele in PDF in modo da archiviarvele. E nulla, amici, questo, sono contento, ecco, di questo risultato. Stiamo lavorando duro, stiamo lavorando sodo, e spero che in settimana verrà lanciato ufficialmente. Con questo vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento prossimamente. Seguiteci anche su Telegram, Raffaele Palermo News su Telegram, link qui sotto nel primo commento. Ciao.